Ben ritrovati con la rassegna stampa, qui in studio con voi Rosario Moreno. Quarantena, verso i 10 giorni per la libertà basterà un test. Dopo un mese torna sul tavolo del Comitato Tecnico Scientifico, il CTS, il tema dell'accorciamento della quarantena. L'ipotesi è passare dagli attuali 14 a 10 giorni, seguiti da un tampone, per i contatti stretti dei positivi. Se il tampone sarà negativo, si potrà tornare a lavorare, a scuola, alla vita di tutti i giorni. Covid, la corsa al vaccino fa ricchi gli azionisti, la pioggia di miliardi dai governi spinge in orbita i titoli farmaceutici in borsa, valori delle azioni delle società biotech moltiplicati per 3, 5, 20 da marzo fino ad oggi. Il business del vaccino anti-Covid vale potenzialmente centinaia di miliardi, meno spettacolare per ora l'impatto sui ricavi dei colossi che pagano la diminuzione delle altre prescrizioni. Intanto i governi non badano a spese per assicurarsi il futuro antidoto. Vaccini anti-influenzali in Lombardia, l'azienda cinese che ha vinto la gara per 100.000 dosi non ha l'autorizzazione AIFA. Il vaccino della società Lifefarm non ha il certificato dell'Agenzia Italiana del Farmaco e quindi non è utilizzabile. La centrale acquisti della regione dice senza autorizzazione non ci sarà alcun acquisto né alcuna forma di pagamento. Consigliere PD Astuti ha detto che l'assenza di quel quantitativo porterebbe la regione vicinissima al limite inferiore della copertura delle categorie più fragili, lasciando scoperte intere fasce di popolazione. Dal divieto di raccogliere una penna alle verifiche lasciate 48 ore a decantare, insomma la babela di regole anti-Covid dei dirigenti scolastici. Le linee guida ci sono, ma in alcuni casi, e non la maggioranza, i presidi hanno trovato soluzioni alternative per regolare piccoli problemi rimasti irrisolti, tra chi ha pensato di mettere i giubbini in un sacco e chi non fa usare agli studenti il gessetto. Aprilia, dopo il rogo di agosto, lo spettro di una nuova terra di fuochi tra discariche abusive, nubi tossiche e raccolti perduti. A meno di 50 km da Roma si sta consumando un disastro ambientale sotto gli occhi di tutti. Quello di Aprilia è un territorio che da anni è schiacciato da nubi tossiche che in molti ritengono essere correlate ai tanti casi di malattie tumorali riscontrate nell'aria. Libano, le domestiche schiave dei ricchi, tutti i giorni 19 ore di lavoro, violentate e prigioniere in casa senza più documenti. Mariema, orfana di 24 anni, ha lasciato la Sierra Leone con un biglietto di sola andata per Beirut. Come lei, altre 250.000 ragazze arrivano da Africa e sud-est asiatico in Libano e altri paesi arabi per prestare servizio presso famiglie facoltose. A loro viene ritirato passaporto e cellulare subito. Non godranno di nessun diritto né di nessuna protezione. È il sistema della Calafa, fatto di soprusi e abusi, quello che ha vissuto appunto Mariema, che ora non riesce quasi più a muoversi e a vedere. Notizie da Napoli e dalla Campania. Si lancia dal balcone di casa salvata dai panni stesi. Si lancia dal quarto piano del balcone di casa Pozzuoli, ma si salva grazie ai panni stesi che ne hanno attutito la caduta. È accaduto ieri ad una quarantenne residente a due passi dal lungomare Puteolano. Napoli, 7 nuovi positivi nelle scuole, 7 nuovi casi accertati di positività nelle scuole di Napoli, come confermato dall'ASL Napoli 1. I positivi sono all'Istituto Comprensivo Casanova Costantinopoli, all'Istituto Comprensivo Bracco, all'Istituto Comprensivo Radice Sanzio a Maturo di Poggioreale, il presso Cacciottoli, e all'Istituto Comprensivo Madre Claudia Russo Solimena a Barra, al Circolo Didattico Barbato. Nuovo caso anche al Circolo Didattico Piscicellide all'Arenella. Dopo la positività di un collaboratore scolastico c'è un positivo anche tra gli studenti. Fiamme avvolgono un'auto a Via Foria. In fiamme
un'automobile a Via Foria nella serata di ieri. La vettura carbonizzata ha subito danni molto ingenti nonostante l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco. Ignoti i motivi, non si sa al momento se si sia trattato di un incendio doloso oppure di un problema di altro genere. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Sui boiardi della regione splende sempre il sole, sono un centinaio di dirigenti che gestiscono il lavoro nel palazzo, oltre a contare sull'autis stipendi, non risentono di alcuna crisi o emergenza, come invece avviene per il resto della comunità. Sui boiardi della regione quindi splende sempre il sole. La recessione economica innescata dalla pandemia sta colpendo molto pesantemente il mondo del lavoro, facendo segnare livelli imprevisti di ricorso alla cassa integrazione, mentre la perdita di posti di lavoro è stata finora limitata dal blocco imposto per legge, che però sta per scadere. Senza mascherina ma con il coltello in tasca, nei guai due uomini controllati dai carabinieri al casello autostradale di Udine Sud. Nei guai un uomo di 34 anni che vive a Udine e un ragazzo di 24 anni, anche lui residente nel capoluogo friulano, entrambi cittadini albanesi, fermati dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Udine nella serata di venerdì durante un controllo eseguito vicino al casello autostradale di Udine Sud. Remanzacco, pensionato, cade e si ferisce vicino ai binari. L'uomo è stato portato in codice giallo all'ospedale di Udine. Rilievi della polizia ferroviaria. Un pensionato che stava pedalando in sella alla sua bicicletta è rimasto vittima di una caduta autonoma ieri poco prima delle 11 vicino a un passaggio a livello a Remanzacco. Stretta anti-Covid, 25 locali controllati a Trieste dopo gli eccessi del venerdì ieri sera, serrande chiuse dalle 23. Una persona multata perché senza mascherina. Dopo gli eccessi di venerdì sera, appunto ieri è scattata l'ordinanza del governatore Massimiliano Fedriga, che su impulso del prefetto di Trieste Valenti ha stabilito la chiusura di tutti i locali alle 23 per evitare assembramenti e intemperanze. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa prima edizione di oggi della nostra rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.